Nell'attuale sistema della conoscenza Wikipedia ha sicuramente un ruolo importante. Allora, se guardiamo Wikipedia, le università più antiche del mondo, al numero 7 c'è l'Università di Siena. Questo è, diciamo, un aspetto così un po' che può sembrare secondario, invece è importantissimo, nel senso che l'anno di fondazione di un'università viene spesso considerato come un sinonimo di qualità, di reputazione, quindi noi siamo orgogliosi del fatto che abbiamo 775 anni. Questo però non vuol dire che ci dimentichiamo del moderno, anzi abbiamo recentemente organizzato un convegno internazionale con 500 rettori e professori da tutto il mondo e quello che hanno apprezzato era proprio la vicinanza di aspetti molto tradizionali e storici con attrezzature, con sistemi moderni all'avanguardia. Credo che questo sia il segreto un po' della nostra università e della capacità di superare più di 7 secoli, cioè mettere insieme sempre rispetto molto forte per la tradizione e innovazione. Ultimamente, come priorità dell'Ateneo, c'è anche un altro aspetto che credo che sia molto importante, quello dell'attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile. Questa è una città che è situata in un'area privilegiata, dove abbiamo certamente una rappresentazione plastica sia della sostenibilità ambientale, basta girare per il Chianti, per la Toscana meridionale, sia per la sostenibilità sociale. La regione Toscana, la Toscana fu il primo stato al mondo a abolire la pena di morte. Qui ci sono tantissime associazioni, c'è il tema delle contrade, il palio, quindi sia la sostenibilità sociale che quella ambientale qui proprio si toccano. E abbiamo la fortuna, fra l'altro, in rettorato di avere un pezzo di un affresco dei Lorenzetti, lo stesso Lorenzetti che adorna in maniera stupenda il comune con gli effetti del buon governo, dove si vede che l'insegnamento, l'università contribuisce sicuramente a avere una società che sia una società in pace, dove la gente è contenta, è ricca e quindi insomma in questo contesto un'università moderna credo che ci stia benissimo. Noi ora come temi prioritari per il futuro abbiamo certamente l'occupabilità per i nostri studenti, quindi tutto quello che fa anche esposizione a temi digitali, nuove tecnologie è comunque un contributo. Due progetti sono quelli più importanti, la teledidattica, abbiamo in questo modo arricchito la nostra offerta e portato la nostra offerta in tutta la Toscana meridionale, e l'altro è un progetto che si chiama Santa Chiara Lab, dove coniughiamo le competenze digitali e trasversali con i temi dell'occupazione per gli studenti. Quindi non è facile, però mettere insieme la tradizione e la modernità è lo scopo e la missione dell'Università di Siena.